E adesso veniamo al nostro mondo sociale. Il nostro mondo sociale purtroppo non è limpidissimo. Mazzette, corruzioni, tangenti. Non bramerai la casa del tuo prossimo, né il suo campo, né il suo schiavo. La casa e il campo sono più importanti dello schiavo. Vengono prima. Voi sapete che quando c'è un elenco, nell'elenco la prima cosa è la più importante, l'ultima cosa è la meno importante. Che cos'è la meno importante? Il mus. Sempre all'ultimo posto il mus. Non bramerai la casa del tuo prossimo, il suo campo, il suo schiavo, la sua schiava, il suo bue, il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Questo comandamento, se vi ricordate, non è autonomo, perché noi l'abbiamo già visto, questo comandamento, da un'altra parte. Comandamento non rubare. Perché non devi rubare? Per lo stesso motivo per cui non devi desiderare l'altro. L'altro è persona libera. Le cose che l'altro possiede sono fondamento della sua libertà. Se io ti rubo, ti impoverisco. Se ti impoverisco, metto a repentaglio la tua libertà, perché tu per sopravvivere poi venderai la casa, il campo, la moglie, i figli e te stesso. Quindi tu non devi sottrarre neanche un centesimo, perché quello è un centesimo della libertà altrui. E siccome questo desiderio non è il dire: accidenti, che bella casa, mi piacerebbe averla, e ti fermi lì. Questo desiderio non è questa descrizione che vi ho fatto adesso. Questo desiderio è: siccome mi piace quella casa, io adesso ho bisogno che faccia in modo di possederla. E quindi dico: voi due testimoniate che lui ha bestemmiato, così lo lapidiamo e la casa diventa mia, vigna di Nabot. È questo dunque che viene proibito. Anche qui il passaggio fra desiderio e azione è un desiderio legato all'azione. Secco, non ci siamo. Perché mentre di là tu togli la realtà più preziosa di un uomo, stiamo parlando di maschilismo ebraico in questo caso, perché se notate i comandamenti sono impostati dal punto di vista maschile. Quell'uomo ha comperato quella donna è sua, non puoi togliergliela, perché se gliela togli, e magari la donna è consenziente, ma se gliela togli, togli qualcosa che appartiene alla sua libertà. Come la sua casa e tanto. Capite che in questi comandamenti non c'è niente di pruriginoso. C'è una logica che per noi occidentali non appartiene, perché per noi è importante la donna. Traduzione, è importante anche il maschio. Non ci rendiamo conto che quella persona è legata ad un'altra. E la libertà non è mai qualcosa che dice solitudine. Libertà dice sempre relazione. La relazione fra quell'uomo e quella donna non ha il diritto di mancare, perché fa parte della duplice libertà che loro hanno.
Sì, ma la donna è stufa del marito. È una decisione sua, non tua. Per le cose c'è la stessa logica. Per capire questa logica che si nasconde dietro al verbo nuovo, che voi trovate la linea 49, come secondo verbo, non bramerai la casa del tuo prossimo, questo verbo, che non ha la forma cal, e quindi si parla di radice, in linea 77, la forma con cui viene adoperata questa radice è litpael, sì, buonanotte. Se io vi dicessi che litpael è il riflessivo del piel, andiamo ancora sul buio per più. L'ebraico non è difficile, basta cambiare mentalità. Buttate via tutto quello che sapete sul verbo. Buttatelo. Indicativo, congiuntivo, condizione, ma che roba. Via. Nel mondo ebraico c'è la forma kal, che è la forma normale. Poi c'è la forma piel, che è l'intensivo. Io uccido, forma kal. Io massacro, fatto sempre con la stessa radice, forma piel. E poi c'è il causativo, io faccio uccidere, di fil, cali, piede, di fil. Il riflessivo dell'intensivo del piede si chiama il pael. Madonna Renato, ma si può mettere il nome congiuntivo? Ma non è congiuntivo, non è condizionale, è un'altra roba. Adesso capite perché Aristotele diceva imparare una lingua nuova significa creare un'anima nuova dentro di sé, perché ti dà una visione diversa della vita. La struttura verbale di una lingua ti sconvolge il modo di vedere la realtà. Questo verbo, questa radice, dunque, se noi volessimo pronunciarla, si pronuncia Hawa, Hawa. Hawa, Arifael, indica il desiderio di cui si parla alla linea 49. E c'è un bellissimo esempio per capire come il desiderio si traduce in realtà. Altrimenti non si può adoperare quel verbo, né quell'altro che abbiamo esplorato nel comandamento della donna. Se si vuole semplicemente dire io provo un anelito, ma me lo tengo, è roba mia e basta, allora si parla di vibrazione dei reni. Noi rimaniamo esterrefatti cosa c'entrano i reni. Nel mondo orientale i sentimenti sono nei reni e nelle viscere, nelle budella, non nel cuore. Per cui noi occidentali rimaniamo sempre spiazzati quando si dice amerai Dio con tutto il cuore. E diciamo, ma non l'ho mai visto, non gli ho mai dato un bacio, non l'ho abbracciato, dovrei amarlo. No, non devi provare sentimenti, se li provi meglio per te, sei fortunato. Ma amare Dio con tutto il cuore significa essere fedeli con tutta la tua intelligenza, la tua volontà e la tua intuizione, che è un'altra cosa. Poi provi dei sentimenti verso Dio, meglio, ci mancherebbe altro. Ma non è questo che dipende da te, perché il sentimento tu non lo crei. O ce l'hai, o non ce l'hai. Guardate che importante è questo particolare. Tu non puoi comandare a un sentimento di nascere in te. Non è possibile. Sentimento è sempre un dono, è sempre una specie di energia che ti viene data. Da chi? Beh, è affare tuo scoprirlo. Ma se un altro non ce l'ha, non glielo puoi chiedere.
e non puoi neanche pretendere. E quindi Dio non mi può comandare di avere palpiti cardiaci per lui. Perché se vuole questo, deve lui darmelo. Invece può chiedermi la fedeltà attraverso la mia intelligenza, la mia volontà, la mia intuizione, questo sì. Vi è chiaro? Se oggi sono riuscito a farvi capire che il desiderio non è concetto, ma è sentimento che si traduce in azione, sono contento. Linea 79. C'erano diversi esempi che potevo portarvi, ma era finito il foglio. Perché se avessi portato gli altri esempi avremmo avuto tre fogli moltiplicati vuol dire il ramo di un albero, meglio di no. Risparmiamo, basta un'idea. Siamo alla linea 79. Davide, questo è bellissimo l'episodio. Quindi fra tutti quelli possibili ho scelto questo perché è estremamente interessante. Davide ebbe un desiderio. Guardate il disegnino ebraico. Il primo bastoncino a destra è la congiunzione E. Buttatela via. La virgoletta col puntino in pancia che trovate in alto e il puntino in basso, buttatelo via. Perché indica la terza persona maschile. L'altra letterina con i due puntini verticali sotto, buttatela via. E mantiv è una di quelle lettere che vanno tolte. Vi resta la N maiuscola con i ricciolini, il bastoncino con ombelico e quella specie di rettangolo abortito. Se notate, è la stessa radice che trovate la linea 77. Ci siete? Davide ebbe un desiderio che voleva assolutamente tradurre in pratica. In Occidente dovremmo tradurre così. Davide ebbe un desiderio e disse: se qualcuno mi desse da bere l'acqua del pozzo che è vicino alla porta di Betlemme, i tre prodi, tre amici di Davide. Davide aveva un esercito di briganti, non di soldati regolari. Perché la prima parte della vita di Davide è brigantaggio. Questo esercito aveva 30 persone che erano legatissime a lui. Ovunque lui andasse, questi c'erano. Guardia del corpo, oggi lo chiameremo, più o meno, ma lo facevano per scelta. Di questi 30, tre erano dei campioni formidabili, migliori di Davide e migliori degli altri. I tre prodi irruppero nel campo filisteo, attinsero l'acqua dal pozzo di Betlemme vicino alla porta, la presero e la presentarono a Davide, il quale però non ne volle bere, ma la sparse in onore del Signore. È rimasto con la sete, ma come? Hai detto che brava, la vuoi, te la portiamo, la butti via. Sei matto? No. Dicendo: non sia mai, Signore, che io faccia una cosa simile. È il sangue di questi uomini che sono andati là a rischio della loro vita. Gesto molto nobile. Questi hanno rischiato la pelle per 2 litri d'acqua. Io desideravo averlo. Progettavo di andarci io, loro mi hanno preceduto, io non posso accettarla perché hanno rischiato la pelle. Se io invece l'avessi arrischiata, per me andava bene.
perché è una cosa che faccio per me. Ma loro non l'hanno fatta per loro, l'hanno fatta per me. No, io questo non posso accettarlo. Non la volle bere. Tali gesta compirono quei tre prodi. Anche in questo caso voi notate come il desiderio davidico intendeva tradursi in azione. Questa azione è stata preceduta dai tre. Lui la giudica eccessiva perché dice io dovevo farla, voi no, l'acqua che mi avete portato non è acqua ma è il vostro sangue e io il vostro sangue non lo posso bere. Questo è più o meno il quadro. Dunque, riassumendo in maniera molto breve, noi abbiamo percorso questi tre comandamenti cercando di capire qual è la cultura orientale che si esprime in questa dicitura. E noi non dobbiamo mai dimenticare che questa è la parola di Dio. E Dio ci chiederà conto di questo che ha detto. Tutto ciò che noi pensiamo può essere anche cosa buona, nessuno dice di no, ma se va oltre a ciò che Dio ti chiede, allora è una scelta tua. Ma se tu trasgredisci una scelta tua che Dio non ti chiede, è un problema fra te e la tua coscienza, ma non è un peccato. Avere dunque chiaro ciò che Dio chiede è importantissimo, perché allora noi rispondiamo a Lui, e noi rispondiamo a quello che volete, ma questo quello che volete non è Lui. Vi auguro buona Pasqua.